Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi video tag. Ho deciso di rispondere a un tag che avevo visto un po' di tempo fa su diversi canali YouTube. Poi mi era un po' passato di mente, ma oggi l'ho recuperato e ho deciso di rispondere. Si intitola Chi sei realmente? Quindi sono una serie di domande su di me, sui miei gusti, su quello che mi piace fare, su quello che penso, quindi anche un modo per farmi conoscere un pochino meglio e parto subito con la prima domanda perché sono 25 domande, quindi evito di dilungarmi troppo. Qual è il tuo spuntino dolce preferito? In estate sicuramente il gelato, in inverno invece preferisco la cioccolata fondente, quindi queste due cose sono quelle che amo di più. Seconda domanda, quando ti viene maggiore voglia di mangiare dolce? Di solito se sono giù di morale ho più voglia di dolce, se sono invece più carica, più energica, più su di morale ho meno voglia di dolce, quindi sicuramente i miei desideri di roba dolce variano un po' in base al mio umore. Terza domanda, qual era il tuo cartone animato preferito da bambina? Io quando ero bambina, proprio piccola, quindi stiamo parlando di 3 anni, 4 anni, 5 anni, quell'età lì, guardavo molto volentieri i Puffi. Poi diciamo che nel corso del tempo ho seguito una serie di cartoni animati diversi, molto classici, ad esempio Candy Candy, Lovely Sara, guardavo, ne guardavo altri di cui adesso non ricordo, Mila e Shiro, mi sembra, insomma questi cartoni animati così, che erano quelli che andavano molto di moda alla mia epoca, quindi parliamo di anni 80. E sicuramente seguivo quelli, però non ero particolarmente amante della televisione come non lo sono tuttora, quindi io ne guardavo pochissima, però quando la guardavo comunque i cartoni animati più o meno erano questi. Quarta domanda, sei più tecnologica o tradizionalista? Dipende dallo strumento. Se parliamo del computer, quindi proprio il classico PC, allora sono sicuramente più tecnologica perché lo uso tantissimo io il computer e faccio un sacco di cose con il computer. Se invece parliamo di strumenti come ad esempio il cellulare, allora sono più tradizionalista perché comunque io lo uso pochissimo il cellulare, spesso me lo dimentico anche spento dentro la borsa, quindi insomma sono un disastro col cellulare perché spesso la gente mi manda messaggi, io non li vedo, li leggo 3 ore dopo, quindi insomma io col telefonino, sono un po' così, quindi insomma, dipende dallo strumento. Se si tratta di telefonino sicuramente più tradizionalista, altrimenti sono abbastanza tecnologica. Quinta domanda, il posto più bello che hai visitato? È molto difficile rispondere a questa domanda perché io ne ho visti tanti posti belli che mi sono piaciuti, che ricordo veramente con grande piacere, quindi non è stato facile trovare la risposta, però pensandoci bene, penso che il luogo più bello, più suggestivo e più particolare che io ho visitato è Mont Saint-Michel, che si trova in Normandia, quindi in Francia, Francia del Nord. Io non so se qualcuno di voi c'è stato, ma se ci siete stati, sicuramente sapete che quello che caratterizza questo luogo è il fatto che in certi orari della giornata si alza la marea e poi in altri orari si abbassa la marea. Quindi questo luogo, in alcune ore della giornata è un'isola e in altre ore della giornata è semplicemente una località collegata a tutto il resto della regione Normandia. Quello che è particolare è proprio trovarsi sul luogo nel momento in cui la marea si alza e poi anche quando si abbassa, perché regala comunque uno spettacolo veramente molto suggestivo. E questo luogo, devo dire, è sicuramente il più particolare che io ho visitato. Ci sono stata qualche anno fa, c'ero stata in realtà anche anni prima, però avevo visto soltanto l'alzarsi della marea. Invece poi, qualche anno dopo, siamo tornati e abbiamo deciso di pernottare proprio a Mont Saint-Michel dentro le mura. E quindi ci siamo ritrovati poi il giorno dopo, la mattina presto, con questo spettacolo di fronte che era appunto l'abbassarsi della marea. Quindi è stata una cosa veramente romantica, bella, suggestiva. E quindi sicuramente questo è il luogo che io mi sento di nominare rispondendo a questa domanda perché ha qualche cosa di magico in un certo senso, quindi è stato veramente molto bello. Se non ci siete stati, io vi consiglio di andarci perché è veramente bellissimo. Sesta domanda, matrimonio o convivenza? Io in questo momento della mia vita convivo.
Però mi piacerebbe tantissimo sposarmi, solo che è una cosa che ancora non abbiamo fatto, però chissà che in futuro magari io non riesca a sposarmi, perché mi piacerebbe, però in questo momento io convivo. Uno sfizio che vorresti toglierti. Mi piacerebbe per una volta poter alloggiare in un albergo mega lussuoso, quindi quegli alberghi a 7 stelle, mega galattici col servizio in camera, col cameriere personale. Mi piacerebbe passare una notte, una giornata in un luogo di extra lusso. È una di quelle cose che veramente mi piacerebbe fare almeno una volta nella vita. Non so se sarà mai possibile, però se parliamo di uno sfizio, quindi di una cosa futile, mi piacerebbe questo, insomma. Poi andiamo avanti. Ristorante o di lusso o trattoria? Mi piacciono entrambi, sia il ristorante di lusso che la trattoria. Ovviamente dipende molto dal periodo e da quello che voglio fare quella giornata lì. Ovviamente se voglio sentirmi più libera, voglio passare una giornata così all'insegna del divertimento, magari vestita in modo più sportivo, sicuramente scelgo la trattoria. Però se magari si tratta di un'occasione speciale, di una giornata in cui ho voglia magari anche di vestirmi elegante, insomma, passare un momento diverso, allora sicuramente il ristorante di lusso magari si presta di più. Per una giornata di sano shopping curativo, su cosa ti butteresti? Sicuramente mi butterei su abbigliamento e accessori, quindi collane, orecchini, cinture, vestiti, eccetera, ma anche sul make-up, che sono comunque due cose che secondo me riescono a risollevarmi un pochino il morale. Quindi se si tratta di shopping curativo, sicuramente andrei su quello. Tra tante cose a cui hai rinunciato, quale vorresti recuperare? Il tempo, sicuramente il tempo. Io in passato ho rinunciato a molto del mio tempo, ho rinunciato a passare del tempo con le persone a cui voglio bene perché dovevo studiare, perché dovevo lavorare, perché dovevo fare formazione, tutte cose che se tornassi indietro probabilmente farei in un modo molto diverso rispetto a come le ho fatte. Quindi un sacco di tempo sprecato in un certo senso, perché è vero che il tempo passato a studiare non è mai sprecato, però io l'ho gestito male, quindi alla fine mi sento di aver sprecato anche del tempo per fare delle cose che poi magari avrei anche potuto non fare, comunque non in quel modo. E quindi se tornassi indietro vorrei recuperare del tempo con i miei cari soprattutto, perché poi tempo per me stessa in qualche modo sono sempre riuscita un po' a ritagliarmelo, però tempo per stare con le persone a cui voglio bene molto spesso è stato scarso e quindi se potessi recupererei quello. Ovviamente mi sto riferendo anche a persone che non ci sono più, con le quali ormai non posso più passare del tempo, perché con le persone che invece ci sono ancora, in qualche modo sto cercando un po' di recuperare, comunque di fare delle cose che magari in passato non avrei fatto. Vi faccio un esempio. Quest'anno ho deciso di festeggiare il mio compleanno con la mia famiglia, quindi ho organizzato una cena, una cosa semplice, in un ristorante semplice, quindi niente di particolare, e ho invitato la mia famiglia perché volevo passare del tempo con loro. Questa che è una cosa apparentemente semplice, banale, che magari tante persone fanno abitualmente, per me è stata un po' un'occasione, perché io generalmente queste cose prima non le facevo e ho fatto così proprio perché voglio passare più tempo con loro. Un'altra cosa che ho fatto quest'anno è stata fare la torta di compleanno a mia madre, quindi andare a casa sua il giorno del suo compleanno, portarle la torta, stare qualche ora insieme a lei, ed è una cosa che in passato probabilmente avrei fatto più di corsa, perché avrei dovuto andare a lavorare, avrei dovuto studiare, avrei avuto qualcosa da fare. Invece quest'anno ho deciso di prendermi più tempo, di passarlo con lei, di farle la torta, insomma. Quindi in qualche modo diciamo che un po' di quel tempo che sento di aver perso in passato sto cercando di recuperarlo adesso. Quindi insomma guardo avanti e non guardo indietro, mettiamola così. Vado avanti, sennò mi perdo in chiacchiere, che già sarà passato un sacco di tempo. Undicesima domanda: mangi la pizza con la forchetta e il coltello? Sì, io mangio la pizza con la forchetta e il coltello. Non ho mai mangiato la pizza con le mani, quindi sono forse un po' anomala su questo.
Ma devo dire che sì, la mangio con forchetta e coltello. Io sono molto raffinata quando mangio, uso le posate, diciamo che sono abbastanza raffinata. Infatti mi prendevano anche in giro quando ero un po' più giovane, per questa cosa, perché magari tanti coetanei che avevo all'epoca non erano così e quindi mi prendevano un po' in giro. Però io quando mangio ci tengo comunque ad essere abbastanza fine, diciamo, non mi piacciono le persone che mangiano con le mani. Non lo so, io non riuscirei mai a farlo. Poi ognuno fa quello che vuole, ma io personalmente non ci riuscirei. Sei più tipo da crociera con tutti i comfort o avventure intorno al mondo? Io sono il tipo da entrambe le cose, perché io adoro viaggiare, quindi mi piace la crociera, ne ho fatte tre nella mia vita, che non sono tantissime rispetto ad altre persone che ne hanno fatte un sacco, però insomma tutte e tre le crociere che ho fatto mi sono piaciute tantissimo, e ho anche fatto viaggi un pochino più avventurosi, però anche nell'avventura comunque io devo avere sempre le cose, diciamo, programmate, quindi io mi prenoto l'albergo, mi organizzo un pochino, scusate per i rumori di sottofondo, mi organizzo un pochino l'itinerario, quindi non vado proprio a casaccio, però diciamo che anche improvvisare sul momento a me piace molto, però sempre senza esagerare con l'improvvisazione, perché poi insomma non mi voglio ritrovare in giro di notte senza avere un albergo dove andare a dormire, quindi preferisco averlo prima già prenotato e già sistemato. Però se parliamo di giri da fare, di cose da vedere, di itinerari da seguire, mi piace essere un po' avventurosa e improvvisare, quindi insomma mi vanno bene tutte e due le cose. Voi fatemi viaggiare, che io mi adatto, va bene la crociera, va bene il viaggio avventuroso, va bene il mare, va bene la montagna, va bene la città, basta andare. Hai mai pensato ad alta voce davanti a tutti? No, questa cosa mi manca, non l'ho ancora fatto, non so, probabilmente mi succederà in futuro, però è una cosa che per il momento, non ho avuto l'ebbrezza di sperimentare. Hai mai riso ad una battuta che non faceva per niente ridere? Sì, mi è capitato di ridere a una battuta che magari non faceva ridere, ma più che altro non tanto per la battuta in sé, ma magari per il modo in cui questa battuta è stata fatta. Quindi magari mi ha fatto ridere il modo in cui hanno detto una determinata cosa, più che il contenuto in sé. Quindi sì, comunque mi è successo. Qual è il tuo obiettivo nella vita? Io a questa domanda oggi posso rispondere che il mio obiettivo nella vita è essere serena. L'unica cosa che mi interessa è essere serena, quindi non mi interessa tanto quello che pensano gli altri di me, non mi interessa tanto fare delle cose perché bisogna farle, perché le fanno tutti, quindi queste cose oggi non mi interessano più. Però probabilmente in passato avrei risposto altre cose a questa domanda. Oggi, dopo una serie di problemi affrontati, dopo una serie di sofferenze, perché io comunque negli ultimi anni ho sofferto parecchio e ho passato dei momenti brutti davvero, perché sono successe delle cose nella mia famiglia. Ci sono stati dei lutti, poi col lavoro che facevo prima comunque mi sentivo male perché ero veramente infelice, quindi non me la sono passata troppo bene. E quindi dopo aver affrontato una serie di cose di quel genere, oggi posso dire che l'unica cosa che mi interessa, l'unico obiettivo che ho è quello di essere serena e di sentirmi in pace con me stessa. Quindi non mi interessa come, ma l'obiettivo è quello. Quindi se per essere serena e sentirmi in pace con me stessa devo andare a farmi il giro del mondo scalza, vado a farmi il giro del mondo scalza. Se per essere serena devo andare a lavorare nel bar sotto casa, vado a lavorare nel bar sotto casa. Quindi diciamo che seguo molto oggi, perché prima non lo avrei fatto, ripeto, ma oggi seguo molto le mie aspirazioni del momento, quindi se in questo momento mi va di fare una cosa perché mi fa stare bene, la faccio, quindi cerco di essere così. Però non è facile essere così e non è stato facile comunque arrivare a capire che ci sono certi meccanismi che vanno un po' sbloccati per sentirsi più in pace, diciamo. Quindi insomma, forse sono stata un po' contorta, ma è un po' complicato spiegare queste cose perché sono cose che si provano e quindi descriverle non è sempre facile, ma spero che qualcosa abbiate capito.
Come ti senti in questo periodo? In questo periodo mi sento piuttosto stanca di alcune cose, piuttosto stanca anche fisicamente, quindi insomma è un periodo in cui diciamo che me ne andrei a dormire molto volentieri, molto più spesso di quello che in realtà poi faccio. Andiamo avanti. A quale serie TV, film o libro vorresti che la tua vita assomigliasse? La mia vita assomiglia già a un libro, a un film, a una serie TV, quindi io vorrei che la mia vita non assomigliasse a nessun film, a nessuna serie TV e vorrei che fosse una vita normale e tranquilla. Invece ci sono sempre cose alla fine che la fanno assomigliare molto a una serie TV, a un film, a un romanzo, qualcosa del genere. E quindi sicuramente vorrei che non assomigliasse a nessuno, che fosse una vita tranquilla. Poi, il tuo primo pensiero al mattino appena ti svegli. Io non ho un pensiero, fisso, sempre uguale tutte le mattine appena mi sveglio, perché dipende dalla giornata, dipende da cosa devo fare in quella giornata, dipende anche da come sono andate le giornate prima, dipende dal periodo, dipende anche, dalla stagione, perché magari anche in base alla stagione i miei pensieri un po' cambiano al mattino. Quindi, insomma, non ho un pensiero che è sempre uguale. Di solito quando mi alzo al mattino, molto semplicemente penso a prepararmi la colazione, a quello che dovrò fare durante quella giornata, però devo dire che pensieri particolari non ce ne sono. Perdonare o dimenticare? Secondo me, se abbiamo subito un torto pesante, una cosa che è stata dolorosa, è difficile sia dimenticare che perdonare. Però forse a me riesce più facile perdonare che dimenticare, perché poi quando ci sono state delle emozioni negative, delle sofferenze, è difficile dimenticarle, però magari perdonare potrebbe essere a volte un po' più facile, non lo so, poi dipende dalle situazioni, dipende dalla persona, dipende se ho subito un torto perché è stato fatto di proposito oppure se magari la persona non lo ha fatto apposta, dipende da una serie di cose, quindi insomma non lo so, dipende. Associa una canzone ad ogni stagione. Dunque, per la primavera associo Maledetta Primavera, per l'estate associo Sapore di Sale, per l'autunno November Rain e per l'inverno Last Christmas. Hai mai picchiato con la mente qualcuno? Sì, con la mente devo dire che mi è successo un sacco di volte e avrei voluto anche andare avanti con i fatti, ma poi ovviamente non l'ho fatto, però sì, mentalmente mi è già successo. Come sarebbe il mondo se tutti facessero quello che vogliono? Secondo me, se le persone fossero capaci di darsi delle regole da rispettare, di essere comunque rispettosi degli altri, probabilmente sarebbe bello che le persone avessero la possibilità di fare le proprie scelte senza seguire per forza il conformismo. Però siccome non tutti sono capaci di darsi delle regole, di rispettarle, se tutti potessero fare quello che vogliono come cani sciolti, probabilmente sarebbe un gran casino. Se avessi la possibilità, chi teletrasporteresti immediatamente da te e perché? I miei parenti che abitano alle Hawaii, perché sono gli unici parenti che ho lontani, 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 e mi piacerebbe fare una bella cena con loro e chiacchierare un po', perché appunto, trovandosi così lontani, non abbiamo tanto la possibilità di vederci. Quando ci siamo visti, mi sono trovata molto bene, mi piacerebbe ripetere l'esperienza. Secondo te è nato prima l'uovo o la gallina? Secondo me è nato prima l'uovo perché è una cellula e quindi dalla cellula si è potuta formare la gallina. Mi riesce difficile pensare alla gallina che si è formata senza una cellula e quindi secondo me è nato prima l'uovo. Però io sono la persona meno adatta a parlare di teorie scientifiche, quindi prendetela assolutamente come una mia teoria così che lascia il tempo che trova. Tagga qualcuno, io taggo tutti quelli che vogliono fare questo tag, che hanno il desiderio di farsi conoscere meglio attraverso le risposte a queste domande. Io mi fermo, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.